Ciao ragazzi, sto preparando la tagliatella al Alfredo, ovvero al pollo. Sai perché si chiama così? Vi racconto dopo, dai. Intanto l'ingrediente è un petto di pollo, una cipolla, un mezzo bicchiere di brodo, una scatola di panna, un filo di olio di oliva e 250 grammi di tagliatelle, ovviamente. Questo ingrediente sono abbastanza per due porzioni. Mettiamo un filo di olio. Mettiamo il pollo. La cipolla, tutti tagliati in dadi. Quando è un po' cotta così, copriamo il brodo. E lasciamoci stufare un po' finché il brodo si asciuga. Intanto sto facendo bollire l'acqua. Adesso mettiamo giù la panna. Ah, non vi ho raccontato ancora perché si chiama Alfredo. Mescolare bene. Alfredo è nome di un italiano che ha aperto un ristorante in America. Ha creato questa ricetta qua e diventa famosa per quello che si chiama pasta Alfredo. Ah, non dimenticate di mettere sale nell'acqua. Un pugno, bastano. Siamo pronti, acqua bolle, adesso mettiamo la tagliatella per 5-6 minuti, dipende che tagliatelle usate. Penso che la nostra tagliatella è cotta. Spegniamo e mettiamo giù tutto qua nella salsa. Che profumo, ragazzi. Siamo quasi finiti, eh? È molto molto semplice. Eccoci. Mescoliamo bene. È finito! Guarda che bella che è la nostra tagliatella e anche penso, sì, è buonissima. Ciao.